Al momento abbiamo recuperato tre corpi che sono a bordo di una nostra unità navale che sta trasferendosi dall'area di ricerca al porto di Bari per il riconoscimento da parte dei familiari e la perizia del medico legale disposta dall'autorità inquirente. Hanno immediatamente comunicato che c'era il rimorchiatore che era in procinto di affondare e un istante dopo hanno comunicato di aver visto la zattera, non avevano contezza se ci fossero persone a bordo, l'abbiamo dato ovviamente per scontato perché la zattera comunque serve per mettersi in salvo, ma il rimorchiatore è stato risucchiato dall'acqua. Siamo partiti immediatamente con i soccorsi, abbiamo diretto subito una nave in zona e l'abbiamo fatta accompagnare dall'uscita della nostra motovedetta unitamente a un elicottero dell'aeronautica militare e che abbiamo chiesto il sorvolo e che ha individuato insieme alla nave il comandante ancora vivo. È stato recuperato nei primi momenti del soccorso precisamente da una nave che avevamo dirottato che era in zona ed è arrivata in poco tempo sul luogo dell'affondamento. L'abbiamo trovato in discrete condizioni, ovviamente estremamente sotto shock. È stato recuperato con tanta fatica perché il mare era grosso, c'erano più di 2 metri d'onda, sono riusciti a trarlo in salvo, ovviamente provato sia dall'esperienza scioccante che comunque dalla permanenza in acqua di almeno un'oretta. E stamattina è arrivato qui in porto ed è ricoverato presso il nosocomio qui di Bari. Ci sono 11 persone ferme su una chiappa sostanzialmente. Sì, alcuni sicuramente di questi saranno ascoltati, se non tutti, perché erano sulla chiatta, sul motopontone per la precisione, che veniva rimorchiato dal rimorchiatore che poi è affondato. E questi stanno in buone condizioni, il pontone è alla deriva, ma è una deriva controllata, nel senso che è sotto continuo monitoraggio nostro, in attesa che arrivi un altro rimorchiatore che lo aggancia e lo porti qui a Bari, anche perché anche quel mezzo sarà oggetto di investigazione sia da parte nostra che da parte dell'autorità giudiziaria che ci ha dato la delega per le attività di indagine.